siamo vicini. Così. No, anche qua, pensavo volessi saltarla in Fosbury già direttamente la cosa. Come buonasera stai? Buonasera a tutti, bene, bene. Ben arrivato. Tante cose, da dove possiamo cominciare? Dal titolo di campione del mondo, che è la cosa più fresca. Freschissimo, com'è andata? Due mesi fa. È una gran figata. Diciamo che dopo cinque campionati consecutivi che ci provavo, mai c'ero riuscito, mai l'avevo avvicinato neanche al podio, finalmente anche questa abbiamo portato a casa. Alla vostra soddisfazione. Vamos! Incredibile. L'hai vista la faccia del coach? Ma anche la tua, cos'è il nervosismo? Cosa stavi? Ah, l'adrenalina. L'adrenalina che butti giù. Sì, guarda, sì, qui sì, piano, calmi, poi applausi, dai, più casino. Non sapevo neanche io cosa. Cosa fai? Di più, un direttore d'orchestra impazzito. Basta, sì, di meno. La confusione, sono un po' confuso. Sì, che poi uno dice, sono cose a cui non ci si... dove pensavi di andare tu? Ha saltato, boom, è andato giù. No, che uno non si abitua mai a quelle cose, anche se tu ormai hai messo già un bel triplete, hai oro olimpico, mondiale, europeo, insomma, è tanta roba. Quella che ti ha emozionato di più qual è stata? Beh, le Olimpiadi di Tokyo. Anche a me, state, devo dire la verità. Penso un po' a tutti, dai. Sì. Quel giorno, quel primo agosto, la vittoria nel salto in alto, nei 100 metri subito dopo, poi dopo il mio infortunio, 5 anni terribili, è stata una grande giornata. Io di quella giornata mi ricordo, ero in vacanza e mi ricordo, ovviamente non sono molto appassionato ancora allo sport, c'erano le mie figlie che stavano giocando da una parte, io ho visto la tua finale, ho visto quella di Marcel, quando è finita, a parte che stavo piangendo, ho chiamato le mie figlie e ho detto venite, ricordatevi queste due persone qua che si chiamano Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi, ne sentirete parlare per tutta la vostra vita, perché avete fatto una cosa... Grazie. Che ti mette nella storia, ti mette dentro la storria. È bello sentirti. Guarda, una cosa fighissima, secondo me, provate a pensarci, mi sono reso conto che chiunque si ricorda dov'era quel giorno. Quando certo, chiedi, certo. L'ho vista al mare, l'ho vista a casa, era a casa di amici, era al ristorante. È bello per quello, perché è un momento che ricorderemo un po' tutti. E qui c'è l'atleta... Qatariota, non mi ricordo il nome. Qatar, sì, Mutazze Sabarshim. Che è un tuo amico. È un tuo amico. Era già tuo amico prima o lo siete diventati dopo aver condiviso questo storia? Eravamo già amici, io e Chiara, mia moglie, eravamo stati anche al suo matrimonio, poi lui e la moglie sono venuti al mio matrimonio. Ah, ok. Siamo stati in vacanza insieme, siamo molto amici, è una cosa strana, non si vede spesso nello sport, però... No, infatti io mi chiedevo, ma sarà stato contento di dividere la medaglia o no? Però forse essendo tuo amico sì. Ma io sono stato contentissimo, se a posteriori avessi saputo che sarei stato l'unico vincitore ad oggi, sapendo come è andata, ti giuro che sceglierei per... Avresti comunque scelto sì, perché è stato un momento unico, poesia. Bello. E poi a rendere ancora più epico tutto è la storia dietro questi successi che partono un po' come nelle migliori sceneggiature, partono da un infortunio grave. Che percorso è stato quello dall'infortunio fino a questi trionfi? Sì, sono contento che mi fai questa domanda perché ultimamente si parla solo di vittorie, hai vinto questo, hai vinto quello, hai vinto tutto, però in realtà raccontare quella storia, quella vera, quello che mi ha portato lì è... Quello che secondo me vale di più, nel 2016 a un mese dalle Olimpiadi di Rio ero primo al mondo e nell'ultima gara con tutti gli avversari, con tutti coloro che poi sono scesi in pedana alle Olimpiadi, all'ultimo salto vinsi la gara con il record italiano, la miglior prestazione del mondo nel 2016, mi ruppi la caviglia in modo molto brutto, da essere nel momento più bello della mia vita, tutto era perfetto, è iniziato un incubo che è durato 5 anni, non 4 perché c'è stato anche il Covid, quindi 5 anni. Veramente difficili in cui... Ma mentalmente devi essere... Devastante. È stato veramente pesantissimo perché fondamentalmente quando mi hanno operato mi hanno detto guarda, non ti garantiamo che tornerai a saltare. Non è che mi hanno detto non tornerai a camminare o correre le cose, magari si sentono nelle storielle, però non ti garantiamo che tornerai a saltare. Se dovessi tornare a saltare non aspettarti che tornerai così facilmente a quel livello. E quando ho iniziato ad allenarmi, a gareggiare, avevo solo in testa quella cosa. Io volevo riniziare solo ed esclusivamente per provare a vincere le Olimpiadi. Perché è un po' come... Cerco di passarti il messaggio. Nella mia vita quello che mi ha sempre spinto di più è cercare di stupire le persone. Mm. E in quel momento lì ho vissuto un momento veramente terribile e mi ha dato la forza di rialzarmi
l'opportunità di stupire tutti, perché nessuno si aspettava più che io potessi vincere le Olimpiadi. Quella era la mia opportunità, era il mio momento. Bello. E questa cosa, grazie, mi ha dato veramente tanta forza. Bello, bello. Un'altra cosa che poi hai inserito nell'arco della tua carriera, adesso io mi rendo conto che dopo il mallet, la testa rasata, così sono l'ultimo che può parlare di look in questo momento, però anche tu con i look ti diverti, ci giochi, mezza barba, capelli verdi, come scegli look, perché lo fai? Sempre per questa voglia di stupire le persone? No, in realtà è l'opposto, è una cosa che in pochissimi sanno, perché è classico, tu vedi in pedana, in pista, in gara, uno con i capelli verdi un giorno, una volta blu, le treccine, la metà barba, dici vabbè. Questo c'ha, e invece in realtà è sempre legato a dei problemi. Ah, ok, no. Che poi volevo arrivare alla fine della frase. Sì. In realtà c'ho dei problemi, sì, anche tanti, però sono sempre legati allo sport. Se tu vai ad analizzare quando io ho fatto queste cose, capelli blu, verdi, treccine, in realtà è sempre avvenuto dopo un momento di difficoltà, quindi all'opposto di quello che puoi immaginare, non in un momento di hype in cui sapevo che avrei vinto. La prima volta mi sono fatti i capelli verdi venivo da tre gare in cui ero arrivato ultimo, penultimo e ultimo, con delle misure veramente deludenti per me, sì, al momento, e mi sono presentato alla quarta gara dicendo: non puoi continuare così, se ti fai i capelli verdi e fai schifo, fai proprio una figura di merda che ne basta. Ah, cioè, per motivarti! Quindi devi in qualche modo reagire. Non è un gesto... Vatti a rivedere... Ah, non è un gesto da bullo che dici me lo posso permettere, me lo faccio. Tu dici allora conciati peggio che puoi. Esatto, e devi così saltare. Non puoi sbagliare. Devi così non puoi sbagliare. E mi ha sempre aiutato. Bello, bello, bello. È un po' mettersi le spalle al muro. Certo, certo, certo. Costringersi a tirare fuori. No, piani B, solo piano A. Bello, o salti bello, o niente. Bello, bello. Senti, in una delle ultime gare mi pare ti ho visto suonare la batteria anche ai mondiali. Dopo la presentazione, sì, ho fatto. Quando ero piccolino con degli amici abbiamo fatto un gruppo, poi sai che i media e i giornali creano questo hype, gruppo rock band, in realtà eravamo quattro ragazzi in garage che suonavano per piacere, per divertirci, per passare un po' di tempo, e ai mondiali c'era il batterista in pedana, proprio lì nella pedana del salto in alto, durante la presentazione che suonava insieme al chitarrista, e finita la presentazione io insomma, sai, in quei momenti lì non ci capisci niente, sì, l'adrenalina a mille, ti senti, eccolo, guarda. Un supereroe, dice vabbè, posso fare faccio tutto, adesso suono la batteria. Suono la batteria. Dopo, se vuoi, ti facciamo suonare. Vuoi suonare un pezzo dopo? Che musica? Tu che cosa fai? Che punk rock? Sì, io punk rock, punk tutto. Io so fare solo gli Oasis. Ma io faccio schifo, non so veramente. Vabbè, no, facciamo. No, io idem, loro sono quelli bravi. No, veniamo dopo. No, aspetta. No. Prima voglio far vedere un'altra cosa, perché stiamo scoprendo i mille talenti. Prima di farlo andare via, ti facciamo andare via. Ci suoniamo un pezzo e poi ti salutiamo. Dopo. No, perché l'altra cosa che Datome mi ha detto di te è che giochi molto bene a basket. Che, detto da Datome, è un non endorsement. È male, cioè, se Datome dice gioca bene a basket, vuol dire che giochi bene a basket. Sì, Gigi lo conosco bene, e quando lo conobbi al tempo gli diedi un po' di soldi. Quando vedi persone, di che digli sto giocando. Digli che gioco benissimo. Fa grande pubblicità. Però hai partecipato allo Star Game. No, in realtà mi piace da morire. Sono appassionatissimo di pallacanestro, e è stato un sogno quello di poter giocare al Celebrity Game a Cleveland l'anno scorso. Sì. Un bambino piccolo era al parco giochi. Immaginatevi un bambino piccolo sempre con 600 denti in bocca così, e giravo e guardavo. Chi hai visto? Bellissimo. A parte che tutti. Hai schiacciato che già è una roba. Ho anche fatto. Beh, saltare mi riesce, quindi alla fine. Ah, guarda qua, Gianmarco Tamberi, high jump, gold medalist. Vabbè, ma che soddisfazione è! Cioè, ma quindi scusami, tu tecnicamente potresti giocare a basket? Una serie molto bassa, sì. Però scusami, una volta che sai schiacciare, hai la palla in mano, schiacci. Puoi fare tutto, può una fermare? Volta che no, cioè, è così. È la cosa più bella. Potresti chi hai incontrato lì allo Star Game? Tutti, perché avevo era un'edizione... Avevo visto un po' di foto, forse ce l'abbiamo anche sul tuo Instagram di... Sì, era un anniversario particolare, quindi c'era veramente il mondo. Facevo veramente fatica io, mi è passato davanti Shaquille O'Neal a un certo punto... Devo chiedere una foto. Shaq, possiamo fare una foto? Eccolo il video. Possiamo fare una foto? Ha fatto sì, dammi il cellulare. Ma io, possiamo fare una foto? Però scusami, ma non gli hai dato... Lo possiamo rivedere? No, perché io continuavo a chiederglielo, capito? Però lui ti stava dando la mano, tu gli hai fatto tipo così? Lui voleva... Guarda, gli stava dando la mano... No! Io non capivo, non riuscivo a... Non realizzavo, vedevo questa montagna, per sì, favore. Sì, sì, poi... Aspetta. Poi dopo ho visto LeBron James. Beh, certo. Pazzesco, LeBron James. Con lui sei riuscito a... No. Non ho neanche chiesto, l'ho visto e faccio la foto io.
Qua gli, ecco. gli hai fatto la cabilame. Esatto. Ti sei messo lì così, gli hai fatto. Non ho neanche fermo, cioè non riuscivo a parlare quando li vedevo, mi emozionavo. E quindi, vabbè, ho fatto la foto da solo. Immagino. Bella. Ci potevi mettere. Beh, di fianco ci puoi mettere chi vuoi. Esatto. E poi vediamo se ce ne sono. E altre. Poi ho imparato un pochino e poi ne ho visto un altro. Sì. Kerry, eccolo, però questa. Vabbè, idolo! Guarda che faccia che c'avevo! Idolo! No, questa te la devo raccontare perché. Sì. No, no, per favore, lasciate un attimo la foto. Sì, tenetela qua. Guarda il mio sorriso a 752 denti. Sì. Perché praticamente io quando chiedo la foto a Kerry, lui mi dice: certo che possiamo fare la foto. Inquadra così lo inquadra col cellulare durante il selfie. Lui mi vede dal cellulare e mi fa: ma te sei quello che ha schiacciato ieri al Celebrity Game? Io lo guardo. Ma sì, certo! E questa faccia che. Cioè, il fatto che ti riconosce Stephen Curry, dai, è venuta una foto schifosa. Quindi allora, non scusami, ho un ricordo di nuovo, tu da solo. Però tu che schiacci e lui che tira da tre, potete tranquillamente ma giocare. Sì, ma lì, sicuramente. Potete fare. Sono potete al suo livello. Che vita meravigliosa.